In questo passaggio Gianroberto Casaleggio dice: il cambiamento è anche nelle parole, nella costruzione delle frasi, nella sintassi. Tutto passa attraverso il linguaggio, per esempio leader. Per il Movimento 5 Stelle è una parola del passato, una parola sporca, deviata. Con le primarie è stato definito il leader del centrosinistra. Ma cosa vuol dire? Se facessimo un'analisi della parola e del significato della parola. Dietro alla parola leader non c'è nulla. Prendiamo Occupy Wall Street. A New York si è svolta una manifestazione spontanea contro gli istituti di credito, in cui i manifestanti si sono autodefiniti Occupy Wall Street e hanno invaso l'area delle banche e della borsa americane. Un fenomeno che poi è dilagato. Occupy Madrid, Occupy Toronto. Quell'espressione è diventata uno slogan. Ma nelle varie manifestazioni non è mai emerso un leader. L'importante era il movimento. Alla comunità degli Amish non si associa alcun leader. Se invece si pensa agli Stati Uniti, viene subito in mente Obama. Sono due mondi completamente diversi. Ecco, la rete consente la creazione di una comunità. E oggi il Movimento 5 Stelle è una comunità politica. La parola leaderless è una parola nuova, prima non c'era. La rete favorisce questo cambiamento lessicale. Beppe e io ci esercitiamo ogni giorno sul blog, scriviamo insieme i testi. Beppe Grillo qui aggiunge: il post nasce ogni giorno dopo 5 o 6 telefonate in cui scegliamo l'argomento. Gianroberto ha la sintesi, io l'analisi. In Chi ha paura Beppe Grillo, uno dei primi libri scritti su di noi, c'era un'analisi da cui emergeva che gli autori erano almeno 5 persone diverse. Alla base c'era uno studio filologico del linguaggio. In realtà siamo solo noi due a scrivere, ma nessuno riesce a capire chi è uno e chi è l'altro. Ci hanno definito un autore con 7 teste. Diverse perché alcuni pezzi sono di satira, altri di concetto, altri ancora di politica e questioni sociali. Tutti scritti con uno stile diverso. Beppe viene da una lunga esperienza di teatro, in cui la politica coi suoi rappresentanti viene messa in ridicolo. Forse il Movimento 5 Stelle è figlio anche di questo teatro e di queste nostre storie, che vengono da lontano. La Chiesa pensava di distruggere completamente il teatro, perché al clero il teatro dava molto fastidio. C'è una lettera incredibile di San Carlo Borromeo, in cui il cardinale spiega che la letteratura, i poeti e gli scrittori non sono da temere, lo sono invece gli attori. Perché questi hanno imparato a parlare alla gente, a mettersi al loro livello, tant'è vero che parlano addirittura la loro lingua, i vari dialetti, e soprattutto i loro spettacoli sono molto divertenti, ma istigano a non rispettare più chi insegna a distinguere il bene dal male. E dire che un nostro esimio ministro dell'economia, Monti, no, Tremonti, da noi i monti si sprecano, aveva dichiarato: con la cultura non si mangia. Eppure l'Italia per secoli ha mangiato ed è cresciuta grazie alla creatività e alla fantasia dei suoi abitanti. Perché ogni volta che si tenta di battersi contro tutto ciò che impedisce di esprimerci in libertà, le forze conservatrici, prima fra tutte la Chiesa, attaccano chi alza la testa, chi va per i fatti suoi, chi non ha paura, chi è solo. Da sempre le novità sono guardate con sospetto da chi è al potere.